Benvenuti alla ventesima ed ultima puntata di questa prima edizione di Campagna Amica. Oggi vedremo l'hashtag Compra Bellunese, l'azienda agricola e l'agricoltura in cucina come di consueto e concluderemo con gli auguri di Natale del presidente Alessandro De Rocco e del segretario Michele Nenz. Buona visione a tutti! È un'iniziativa che è nata subito dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni di ottobre, in cui alcune aziende agricole bellunese hanno subito dei danni. Questa iniziativa vuole essere un modo per sensibilizzare le persone all'acquisto dei prodotti locali per sostenere le aziende del territorio. Siamo stati presenti alla Mostra Internazionale del Gelato con uno stand Compra Bellunese e sono stati anche creati dei nuovi gusti di gelato con alcuni prodotti agricoli. E siamo stati ospiti a Verona, siamo ospiti anche oggi nella giornata dell'Immacolata per un mercato straordinario che sensibilizza appunto la collettività nei confronti della provincia di Belluno. Dunque, per le festività sarebbe opportuno che i bellunesi fossero più sensibili al richiamo dei prodotti del loro territorio. I consumatori bellunesi devono sapere che possono andare in diverse aziende agricole del territorio, penso alle latterie, penso agli agriturismi, e chiedere di poter confezionare i loro pensieri natalizi direttamente nelle aziende. Sarebbe un modo per aiutare l'economia di queste aziende agricole e anche un modo per portare a casa dei prodotti sani, locali e genuini. Benvenuti al Bon Tailleur. Angelo, ci vuoi presentare la tua azienda? Ma certo. Dunque, l'agriturismo innanzitutto l'abbiamo aperto nel 91. Fino ad allora l'azienda di mio suocero era a conduzione familiare, zootecnica con vacche da latte. Poi negli anni si è trasformata con più attività produttive per andare incontro appunto alle esigenze dell'agriturismo e della clientela che veniva appunto a assaggiare i nostri piatti. Tuttora abbiamo un piccolo allevamento con dei cavalli e vacche da carne, linea vacca vitello, un allevamento di polli da carne, compriamo i pulcini piccolini e faraone, circa 200 polli, una sessantina di ovaiole e una decina di alveari e più o meno una decina di maiali all'anno macelliamo. Poi molta frutta e ortaggi, ma soprattutto frutta, per la maggior parte comunque la facciamo trasformare da un'altra azienda agricola in confetture e succo. Poi noi abbiamo nella nostra azienda un laboratorio per quanto riguarda l'agriturismo per fare dei trasformati come i salami e da un anno circa abbiamo un laboratorio di trasformazione per le croste di polenta. Lì trasformiamo appunto la farina di mais in croste che poi le vendiamo nei vari negozi, non solo in Italia. Esempio di quest'ultima attività, una collaborazione con la Tebusche. Sì, la Latte Busche è stata la prima azienda con la quale abbiamo collaborato ed è stata la leva di questo nostro prodotto. Infatti dobbiamo molto la Latte Busche. Con loro abbiamo iniziato col formaggio Piave e fra poco usciranno anche le croste con il formaggio veneto che sarebbe fatto con l'Asiago Stravecchio. Nell'agriturismo avete anche delle camere. Qual è il vostro cliente tipo? Soprattutto stranieri, paesi dell'est, Russia, Germania, Austria e anche molti dei paesi arabi. I piatti del vostro agriturismo rispettano la tradizione ma anche un'innovazione. Sì, noi cerchiamo di mantenere la tradizione però con un pizzico di fantasia nel presentare i piatti. Noi abbiamo un menù fisso che comprendono una serie di antipasti, i nostri affettati naturalmente, dei formaggi affinati in vari modi, serviti con delle confetture. Abbiamo sempre tre primi, una minestra, d'estate serviamo una minestra di erbe spontanee accompagnata da una panna acida, un crosticcio che può essere fatto o con i funghi oppure con il pastin,
e maltagliati di polenta, che è una pasta all'uovo sempre fatta con la farina di mais sponcio, poi condita con una salsa che cambia. 3 secondi, uno spiedo cotto sul fuoco a legna di pollo con l'olio maiale, un formaggio fuso alle erbe aromatiche e uova, e un terzo secondo che cambia, potrebbe essere un pastin cotto nel fieno. Poi di contorni di stagione e dolci. Che piatto ci proponi oggi? Oggi vi propongo una minestra di orzo e fagioli. Partiamo con un soffritto di lardo e cipolla, al quale vi vengono aggiunti i fagioli e delle patate, e poi acqua fino a cottura ultimata. Poi viene aggiunto l'orzo e servito con un pesto di prezzemolo. Orzo e fagioli, piatto della tradizione bellunese, ma con qualcosa in più. La particolarità di questo piatto è la cottura, che deve essere molto lunga e lenta, con fuoco proprio. Una volta lo mettevano sull'angolo della stufa a legna e lo lasciavano cucinare per tutto il giorno, ed è proprio questa la particolarità di questo piatto, la lunga cottura che gli dà una nota, una bontà incredibile, con i fagioli e l'orzo bellunesi. Quest'anno che si sta concludendo è stato un anno in chiaro scuro, abbiamo avuto aspetti positivi e aspetti negativi. Gli aspetti negativi li abbiamo vissuti in quest'ultimo periodo, dove la nostra provincia ha avuto questo disastro immane. In ogni caso l'agricoltura ha cercato di fare la sua parte con gli alti e i bassi che ci sono stati, e credo che i risultati tutto sommato siano stati accettabili. L'augurio è che per il 2019 le cose si sistemino un po' e che si possa avere un attimo di respiro. In chiusura voglio augurare a tutti un buon Natale e un buon anno per le prossime festività. E vorrei anche ringraziare tutti quanti hanno partecipato nella realizzazione di questo programma, che sicuramente ha dato lustro e ha proposto le eccellenze della nostra provincia. Beh, siamo giunti al termine di queste 20 puntate di Campagna Amica, una trasmissione che è stata, se volete, una scommessa per Coldiretti, perché per la prima volta è riuscita ad arrivare agli agricoltori, ma soprattutto ai consumatori di questa provincia. Credo che il bilancio sia estremamente positivo. Campagna Amica ha rappresentato uno spaccato di quello che è l'agricoltura bellunese, una piccola parte di quello che le aziende agricole di Belluno riescono a dare e dei prodotti che ci sono. Probabilmente è giunto il momento di non guardare ad altri ambienti, ad altre situazioni, ad altre realtà, ma l'importante è essere consci di quello che abbiamo, dei prodotti che abbiamo, ma e soprattutto delle realtà che sono veramente innovative e soprattutto sono in grado di resistere anche ad economie di scala e comunque molto più produttive rispetto alle nostre. Certo, dobbiamo differenziare le nostre produzioni e dovremo arrivare soprattutto a chi è in grado di sostenere appunto il nostro prodotto, le nostre produzioni, le nostre imprese. Piccolo spaccato, dicevo, che però il prossimo anno verrà ampliato. Abbiamo l'interesse di continuare sulla parte riguardante gli agriturismi e soprattutto le aziende agricole in vendita diretta, per le quali faremo un'ulteriore programmazione e metteremo in campo appunto delle nuove puntate rivolte soprattutto a chi fa la vendita diretta, per far arrivare quello che è il prodotto agricolo nelle tavole dei bellunesi prima di tutto, ma soprattutto quelle dei turisti e della ristorazione, degli albergatori dell'intera provincia di Belluno, ma anche delle zone limitrofe. Ed eccoci giunti alla conclusione di questo lungo percorso nel mondo dell'agricoltura bellunese. Anche da parte mia vi giunga un sincero augurio di liete festività, e se volete rivedere le puntate di Campagna Amica potete trovarle su www.telebelluno.it oppure su Facebook alla pagina Terra Nostra Belluno. Ed ora un piccolo riassunto di questo percorso. Auguri!